una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Bentornati a tutti, eccoci di nuovo qui con un altro episodio di Heavy Rain. Siamo Scott, l'investigatore. Prima o poi finiremo il gioco, siamo sempre lì, Ormai sappiamo chi è tutto quanto, però... Mi spiace, Scott. Voleva darmi ascolto, se non c'è. Le avevo detto di interrompere le indagini. Tuo figlio è un serial killer. Quanta gente deve morire prima che lei lo denuncia? Jordi ha fatto i suoi errori, ma è sempre mio figlio. Lei non ha figli, signor Shelby, è impossibile che capisca. Non mi lascia scelta. Le sue indagini sono terminate. Per sempre. È un vizio quello di annegare. Cazzo, mi sta proprio scaricando ora. Aspetta. Loren, sveglia. Loren. Ora sì. Ce la faremo per poi a finirlo. Ora sei lungo, vedo. Mio mio. Un gioco lungo. Oddio, scusa. Un gioco lungo. Per questo vuole morire, mi sa. Ah,
Me sale se vuole morire. Madonna. Mamma. C'è uno sterminio. Indietro! Non avvicinarti! Basta! Pezzo di merda! Ti prego! Tuo figlio ha ucciso quei bambini, vero? È lui l'assassino! No! No, lui è innocente! Non è un assassino! Non lo è! Sei un dannato bugiardo! Dimmi la verità! No! No, ti prego! Non farmi male! Ultima chance! Non lo so! Te lo giuro! Non so niente! Basta, basta! Ti supplico, te lo dirò! Ti dirò tutto! Gordy... Gordy voleva solo divertirsi, ok? Voleva... emulare l'assassino del bambino. Ha rapito quel bambino. Ma l'ha tenuto sott'acqua un po' troppo a lungo. È stato un incidente! Un malaugurato incidente! Voleva solo giocare. Piangevo, ero così sconvolto da quello che era successo. In ogni caso, Gordy, resta pur sempre mio figlio. Non mancherà nessuno. Come? Il bambino che è morto. Non mancherà nessuno. Era feccia di strada, come tanti altri. Sei solo uno schifo sulla strada. Che mi dici di John Shepard? Perché porti i fiori sulla sua torre? Ero il proprietario del cantiere dove John morì. Non ho mai detto. Sono 30 anni che vado a trovarlo in città. John aveva un gemello. Che fine ha fatto? Non lo so. Venne adottato. Sua madre dovrebbe sapere. Si chiama Anne. Anne Shepard. Mo' si impari, mi vuoi far ammazzare? E tu... hai detto qualcosa al bambino, poverino?
venerdì, sono le 9 e 7, alle 9 e 7 di mattina. Non mi dire che me l'ho preso alla fine. No, no, aspetta, ero andato via con i taxi. Ancora poche ore e Sean Mars morirà. Spero solo che non sia una perdita di tempo. John Shepard è morto 30 anni fa. Signorina, posso aiutarla? Salve, sto cercando la stanza di Anne Shepard. Firmi il registro. Lei è una sua parente? Sì, diciamo di sì. Oh, sarà contenta di ricevere una visita. Non viene mai nessuno a trovare. L'Alzheimer le crea difficoltà nel ricordarsi le cose. Ma le farà piacere. Vedrà. È in fondo al corridoio, stanza 19. Fondo al corridoio, stanza 19. Devo trovare la stanza 19. In fondo al corridoio. Vabbè, tanto è scritto 8, 9, 10. In fondo al corridoio. Mm-hmm. 13, 14, quindi 15, 16, 17, 18, 19 qua a destra. Ecco qua. L'Alzheimer. Salve, signora Shepard. È già ora di prendere le pillole? No, signora Shepard, io... Non sono mai puntuali con le medicine. Mi chiedo cosa facciano qui. Nell'altro ospedale erano sempre in orario. Ma qui? Sono qui per parlare di suo figlio, signora Shepard. Mio figlio? Io non ho figli. Si sforzi, signor Shepard. Il fratello gemello di John venne affidato ad un'altra famiglia. Qual è il nome della famiglia? Ho chiesto una televisione, lo so. Ma dicono che non hanno soldi. Peccato, perché io adoro la televisione. Lei aveva un figlio di nome John e John aveva un gemello. Ah, qui le mie pillole. È l'ora delle pillole. Si ricorda di John? Il mio Johnny è un bravo ragazzo, sa? So quello che è successo a Carnaby Square. Si ricorda? Carnaby Square? Credo di aver vissuto là tanto tempo fa. Deve sapere che non navigavamo nell'oro. Ci si arrangiava con quel che avevamo. L'altro suo figlio, signora Shepard. Il gemello di John. Come si chiamava? Quale altro figlio? Non ho altri figli. Non ho mai avuto figli. Credo che suo figlio sia nei guai, signora Shepard. Ha fatto delle cose grandi. Devo assolutamente trovarlo. Mi ha capito? Cose terribili, e lo dice a me. Non è mai venuto a trovarmi, ci credo. In 10 anni mai. Nessuno si dimentica della propria madre. Forse per quello ha preso nome. Signora Shepard, forse suo figlio è coinvolto in una serie di omicidi. Lei potrebbe darmi qualche informazione che sia d'aiuto alle indagini. È la nuova infermiera. Dove sono le mie pillole? Ci vorranno giorni, se non di più, per trovare il nome della famiglia che ha adottato suo figlio. Sean Mars sarà già morto.
te pare, ho sbagliato posto. Ah, cazzarola. Dio mio, aver 10.000 cose qua. Sì, va bene. Insieme. John adorava i cagnolini. Li chiamava sempre tutti Max, 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 Max. Lo stesso nome per tutti i cani. Quante volte gli ho ripetuto che non potevano avere tutti lo stesso nome. Ma i cagnolini di carta si chiamavano sempre Max. Uffa, non è vero? Ok, non ha senso perdere tempo. È inutile stare qui. Oh, andiamo via. Scusate. Questa donna potrebbe essere la madre dell'assassino dell'origami. Ci deve pure essere il modo di farle ricordare. È stata lei a fare questi origami? I miei cuccioli di carta. Loro ci giocavano per ore e ore. Sono io che ho insegnato ai miei ragazzi a farli, sa? Certo, i suoi ragazzi, signora Shepherd. John e... come si chiamava l'altro suo figlio? L'altro figlio? Ho avuto solo un figlio. Il mio piccolo John. Mannaggia, sembra che funzioni. Inizia a ricordare. Devo trovare qualcos'altro da mostrarle. Sono i suoi figli, signora Shepherd. John e suo fratello. Sono loro. Sono dei bravi ragazzi. Il padre non si è mai occupato di loro. Era sempre ubriaco. Non hanno avuto una vita facile, credo. Non vuole dire... cioè, è tosta ricordare. Io... Ok, non ha senso perdere tempo. È inutile stare qui. Le sta tornando la memoria? Non si fermi, la prego. Continui a ricordare. Ok, non ha senso perdere tempo. È inutile stare qui. Si ricorda, che ce la fa. Ok, non ha senso perdere tempo. È inutile stare qui. Infatti, andiamo via. È inutile. Oh, patto, 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 patto. Forse con quest'ora. La signora Shepherd parla mai del suo passato. Ha molta confusione in testa. A volte capita che si ricordi cose strane. Credo che sia quando vede qualcosa che ricorda il passato. Non ha mai parlato con i suoi figli. Figli. Spesso nomina John. Credo sia morto. Non ha mai parlato. Non sapevo di essere. Non l'ha mai nominato. E riceve parecchie visite. In 10 anni. A volte, mostrandole le sue cose, sembra che la memoria venga stimolata. Potrebbe provare così. Grazie del consiglio. Devo mostrarle cose che le rammentino il passato.
Che splendida orchidea. I miei figli amavano le orchidee. Le avevamo anche noi in giardino. Quando John morì, misi delle orchidee sulla sua tomba. Impazzì quando lo venne a sapere. Avevo già perso uno dei miei bambini. E adesso mi portavano via anche l'altro, capisce? La famiglia adottiva, signora Shepard. Come si chiamava la famiglia che ha adottato il fratello di John? Erano persone davvero per bene. Li ho incontrati, sì. All'inizio andavo spesso a trovare il mio ragazzo. Ma in seguito mi ammalai e non ci potevo andare. Forse ha creduto che l'abbia dimenticato. Deve aver pensato che non vivevo più bene. Il suo nome, signora Shepard? Qual era il suo nome? Ma io gli volevo bene. Lei non può immaginare quanto mi è mancato. La prego, il suo nome. Qual è il suo nome? Venga qui vicino. Sembra film horror. Cosa ha detto? Cazzarola, cosa ha detto? Oddio, la 6:24. Beh ragazzi, salutiamo qui, ci vediamo nel prossimo episodio. Ragazzi, ci sto rimanendo, cosa che gli ha detto Giulio? Non ci sto capendo niente. Comunque, alla prossima, bella a tutti, ciao!